Sono trascorsi solo 2 giorni dall'inizio dei lavori sul tratto di strada che collega Montelupo a Ginestra Fiorentina. Parliamo della Fipili. Ad essere interessati sono entrambi i sensi di marcia. Le corsie si sono ridotte da 4 a 2. Si registrano rallentamenti e code che si attestano intorno ai 15 minuti. La situazione potrebbe cambiare con il passare dei mesi. Gli interventi dureranno 240 giorni e la Regione si sta impegnando a trovare soluzioni per ridurre i disagi. La comunicazione vuol proprio anche far sapere che ci sono dei mezzi alternativi che possono essere utilizzati, il primo fra tutti è il treno. Noi abbiamo già adesso 151 treni che fermano ad Empoli, abbiamo 80 treni a Montelupo, abbiamo 63 treni a San Miniato. In queste ultime due stazioni ci sono anche dei parcheggi scambiatori abbastanza ampi che possono essere utilizzati. Stiamo anche pensando, e abbiamo già attivato Trenitalia, di far fermare altri 12 treni, che sono i treni fast provenienti da Pisa, con una sola fermata ad esempio ad Empoli, che possono arricchire ulteriormente l'offerta. Stiamo ragionando con Società Autostrade, anzi stiamo aspettando la loro proposta, abbiamo già dato tutti i flussi, abbiamo integrato i dati sulle basi delle loro richieste per vedere di fare un'offerta per uno sconto al traffico pesante che utilizzerà l'autostrada in alternativa alla Fipili. Quindi il traffico pesante che da Firenze andrà verso Pisa e Livorno e da Pisa per venire verso Firenze avrà una offerta di sconto per quanto riguarda la possibilità di utilizzo dell'autostrada.